E così, quando le truppe si ritirano nei loro accampamenti, Galeotto va verso Lancillotto e gli chiede di dormire insieme nella sua tenda. All'inizio Lancillotto è un po' perplesso, ma poi acconsente, in cambio di un dono obbligante, una promessa in bianco, un qualcosa che l'obbligato deve accettare senza conoscerne l'oggetto. Lancillotto poi dormirà profondamente tutta la notte, mentre Galeotto, di fianco a lui, continuerà a rimanere sveglio, a pensare a un modo per non doverlo abbandonare mai più. E qual è l'oggetto di questo dono obbligante? Rinunciare a combattere per sempre. E visto che Galeotto è il cavaliere più forte e più potente del suo esercito e di quell'avversario, è davvero una sconfitta enorme. E come mai ha scelto proprio questo corso su Galeotto e la rinuncia alla guerra per Non c'era obbligo di frequenza. Io sono studentessa lavoratrice. amore? Ah sì? Che lavoro fai? La ballerina. Ballerina. E comunque ho biennalizzato. L'anno scorso ho seguito il suo corso su ferita e cura nella lirica di Bernardi Bertadorna. Ah sì? Non si ricorda di me? No. È strano perché mi ha dato 30 lode. E poi ci siamo anche viste alla cena di saluto per la professoressa Labate, che andava in pensione. Casa mia? Sì. Che cosa ti piace del mio corso? Il fatto che lei non ha assistenti. Io direi che anche oggi è un 30 lode, perché sei molto preparata. Ti faccio i miei più sinceri complimenti. 30 lode. Ecco qui. Grazie. Molto bene. Veramente molto bene. Brava. Arrivederci. Arrivederci.